Il Giappone e la Germania erano molto vicini prima della Seconda Guerra Mondiale, da qua la totale distruzione di entrambi i paesi. Con il bombardamento dell'Hellfire in Germania, alla fine della guerra, le due apparenti bombe atomiche sganciate sul Giappone. È stata un'azione mirata per distruggere tutte le prove del nostro passato. Hitler apparteneva ad una società segreta, l'Ordine Occulto del Drago Verde, e la Germania in quel momento veniva liberata attraverso la conoscenza occulta. Dal 1880 al 1910 ci fu di fatto una rinascita. Questo credo sia il vero motivo della guerra: uccidere la conoscenza e tenerla per sé. Ci sono numerosi ordini antichi e scuole misteriche che si sono occupate di questioni relative all'anima. A differenza del moderno campo medico che si rivolge al corpo come organismo fisico-biologico, queste organizzazioni occulte addestrano l'iniziato nel diventare abile a trascendere i limiti percepiti dalla medicina occidentale e ad agire sul suo corpo, ambiente circostante, in modo più diretto. L'Ordine del Drago Verde era la società segreta giapponese dedicata al mistero del corpo umano e della padronanza del corpo eterico, che consente l'accesso ad un potere maggiore sul proprio corpo. La materia in questa disciplina permette poteri di precognizione e si diceva che gli iniziati fossero in grado di controllare gli elementi presenti dentro i loro corpi. In altre parole, loro sono stati in grado di generare, imbrigliare e trasmutare il ki o l'energia della forza vitale, conosciuta in India come prana e in alcuni libri vril. Gli iniziati di livello superiore devono mettersi alla prova, costringendo un seme a germogliare attraverso la loro forza di volontà. Il generale professor Karl Ossofer era uno dei soli tre occidentali che lo abbiano mai fatto. Sono diventati tutti e tre membri della Società del Drago Verde, così come lui un membro della Società di Vril. Lui diceva che Rasputin era un membro dell'ordine e che ha collaborato con la società teosofica e la società Thule. Karl Ossofer era cadetto militare a Tokyo quando si unì alla Prima Guerra Mondiale e in seguito si unì ai nazionalsocialisti in Germania. Il suddetto Ossofer era maestro delle tradizioni mistiche orientali e aveva familiarizzato con gli insegnamenti zen della società giapponese del Drago Verde. Karl Ossofer ottenne doni straordinari attraverso l'adesione a questa società segreta, nella quale la padronanza del tempo-organismo e il controllo delle forze della vita nel corpo umano è l'obiettivo centrale dei gradi di ascendenza dell'iniziazione. La società Vril finì a capo del Partito Nazionalsocialista e organizzò spedizioni in Tibet, cominciando dal 1926 e finendo nel 1942, tentando di contattare gli oracoli delle caverne del Tibet o gli adepti di Agartha. Nel 1929 alcuni degli adepti, presumibilmente, tornarono in Germania con i tedeschi e formarono logge a Berlino. I monaci tibetani e le profondità di Agartha in Germania erano conosciute come la Società degli Uomini Verdi. Il suo principale adetto era conosciuto come il monaco dai guanti verdi o mani verdi ed era rinomato per la sua capacità di chiaroveggenza. Hitler ha avuto udienze con lui. I misteriosi Verdi hanno quindi facilitato l'ascesa di Adolf Hitler. Il capo di questi tibetani era un uomo misterioso dai guanti verdi. Il signor Glinglows è presumibilmente un rappresentante degli adepti di Agartha e del loro re del mondo. Negli anni 20 unirono le forze per guidare gli eredi di Hitler al mitico regno sotterraneo di Agartha e al loro sovrano, il re del mondo. Agartha è una leggendaria città sotterranea che si dice risieda da qualche parte o in qualche luogo sotto la crosta terrestre. Shamballa, nota anche come Shangri-La, si dice che sia la sua capitale. Il mitico paradiso di Shamballa è conosciuto anche con molti nomi diversi. È stato chiamato la Terra Proibita, la Terra delle Acque Bianche, la Terra del Fuoco Vivo, la Terra degli Dei Viventi e gli Hindu la conoscono come Aryavarta, che letteralmente significa la Terra o Regno degli Ariani, o la terra dei nobili o degni, come alcuni interpretano il termine ariano per denotare nobiltà. Leggende buddiste suggeriscono che c'è una razza di superuomini e superdonne che di tanto in tanto arrivano in superficie per sorvegliare lo sviluppo dell'umanità. Si crede anche che in questo mondo sotterraneo ci siano milioni di abitanti, molte città e che sia governato da un re che si sospetta abbia dato ordini direttamente al Dalai Lama del Tibet, che è un suo rappresentante terrestre. Si dice che i suoi messaggi siano trasmessi attraverso una rete di tunnel segreti che collegano il mondo interno di Agartha con il Tibet.
In Tibet c'è un importante santuario mistico chiamato Patala, che secondo i residenti è la parte sommitale di un antico sistema di caverne e tunnel che raggiunge tutto il continente asiatico e forse va oltre. L'ingresso di questo tunnel era presumibilmente custodito da lama, che avevano giurato di mantenere il segreto, ma lavorando con i tedeschi, che erano visti come antenati di questa società sotterranea, furono spinti a rivelare i loro segreti. La società degli uomini verdi era potenzialmente in contatto astrale con la società del drago verde e vennero amministrati per diversi secoli. La società del drago verde ha inviato 7 membri per aiutare la società degli uomini verdi in Germania, che erano lì per aiutare ulteriormente la causa nazionalsocialista, che avrebbe trasformato gli ariani in uomini dio. Le origini della società del drago verde si estendevano a tutto il mondo, sino ad Atlantide. Karl Ossoffer si dice che fu iniziato da una delle più importanti società segrete buddiste e che abbia dovuto giurare, se avesse fallito nella sua missione, di sacrificare la sua vita in accordo con la cerimonia onoraria di quel tempo. Le attività degli uomini verdi erano sotto la pesante sicurezza nazionalsocialista. È stato riferito che quando i russi entrarono a Berlino nel 1945, si imbatterono in numerosi corpi di tibetani. Si erano sacrificati tutti con un colpo di coltello allo stomaco. Alcune fonti dicono che i monaci portassero l'uniforme tedesca senza piastrine di riconoscimento. Altre fonti dicono che erano integralmente nudi. A causa del suo fallimento, Karl Ossoffer sacrificò sua moglie e si uccise al fine della guerra, come si sarebbe aspettato dal drago verde. Gli ultimi resti della società degli uomini verdi sarebbe stata eliminata nel 1959 dai comunisti, dopo l'annessione cinese del Tibet negli anni 50. Uno di questi grandi maestri antichi è Duan Julian. Ha vissuto la maggior parte dei suoi 90 anni a Pechino. La famiglia Duan detiene il lignaggio per il Jiwu, che è uno stile di Qigong che risale al VII secolo, come noto in questa antica tavoletta situata nella città di Chan. La tavoletta, conosciuta come Qing Jin Zhao, fu scoperta lungo la Via della Seta e registra le interazioni tra i cinesi e cristiani viaggiando da ovest. Il maestro Duan, come la sua famiglia, è un devoto cattolico e la sua forma unica di Qigong abbraccia il taoismo e credenze buddiste, così come i principi cristiani. Sebbene il Qigong non sia una religione e non richieda alcun cambiamento in un sistema di credenze, l'equilibrio e la pace che si provano dopo facendo questi esercizi si estenderà a tutti gli aspetti della propria vita. Maestro Duan, che ha studiato Wuji Qigong, delle arti marziali, da quando aveva 7 anni, è un dottore della tradizione cinese, che è famoso per la sua compassione e generosità. In genere, per i suoi servizi, chiede una piccolissima somma, equiparabile ad un dollaro americano. Il maestro Duan incorpora l'agopuntura a Max Sebastian e le tecniche di massaggio Tuina con il suo Wuji Qi Gong. Questo significa che usa il proprio Wei, Qi o energia emessa per ristabilire l'equilibrio nei suoi pazienti. Si crede che questi squilibri energetici portino malattie e disturbi. Come tutti i grandi maestri di Qigong, il potere del loro equilibrio Qi è ciò che raccolgono dalla natura, si catalizza e promuove effettivamente la guarigione nei loro pazienti. Per costruire il proprio Qi e mantenerlo in salute e in equilibrio mentale, il maestro Duan pratica il Wuji Qi Gong, un'ora ogni settimana. Questo è seguito da un faticoso allenamento Kung Fu, dove abitualmente questo maestro di 90 anni lotta con altri maestri e studenti, molti dei quali hanno un terzo della sua età. Curiosamente, il maestro Duan crede che non si possa essere un buon combattente senza essere un buon guaritore. Sul campo di battaglia deve esserci un guerriero abile nel curare le proprie ferite e quelle dei suoi commilitoni. Le potenti tecniche di Qigong erano mantenute come conoscenza segreta, poiché possedere queste informazioni significava avere migliore tattica. Crede che praticare la lente e precise movenze del Qigong ci aiuti a ricordare che siamo tutti connessi tramite una singolare energia. Comprendendo l'energia infinita che è sempre a nostra disposizione, possiamo fluire naturalmente con il caotico ritmo dell'universo, cercando di evitare schemi e ripetizioni. Fai che le cose accadano e lascia che il Qi fluisca senza intoppi. Il maestro sta sperimentando il lato profondo e la respirazione sincronizzata del Qigong, che ci collega al respiro originale che creò l'universo.
Il maestro Duan Julian, da giovane, venne consumato con la sua passione, ma oggi insegna costantemente nei parchi intorno alla città e da poco ha iniziato a insegnare a medici stranieri. Sua moglie, di 45 anni, lavora con lui, poiché anche lei è un'insegnante rispettabile e guaritrice. Le sue giornate sono scandite da trattare i pazienti in Pechino e sceglie di condividere la sua vasta conoscenza con un meraviglioso senso dell'umorismo e gioia. Il chi in realtà è la semplice forza vitale, o diciamo energia bioelettromagnetica, ma il chi permea tutto. Tutto quello che abbiamo come potenza elettromagnetica nello spazio, intorno a noi e ovunque, puoi applicare questa energia come potere magnetico. Ma abbiamo anche il potere bioelettromagnetico, quindi le uniche differenze tra esse è che la potenza elettromagnetica viene da tutto e questo significa che una vita in una cellula vivente può manipolare e creare energia. Quindi ecco cosa significa bioenergia. Ora il Qigong è l'uso del tuo Qi per avere intelligenza e tu attiri l'energia dall'esterno, così hai più energia per usare i cosiddetti Qigong. Dato che l'energia esterna è chiamata casuale, ciò non significa che non sono allineati, ma noi abbiamo la potenza bioelettromagnetica che è più allineata. Negativo, positivo, negativo, positivo, così. Ma l'energia esterna a noi è negativo, negativo, positivo. Non sono casuali, semplicemente non sono allineati. Ma se hai una buona energia ti allinei e tutte le cose seguono. Iniziano a farlo allineare negativo, positivo, rendendolo positivo. Ora quell'energia è vicino a te. Tu puoi prendere quel chi e tu lo usi. È questo ciò che è il Qi Gong. Anche il respiro ha la sua funzione. Quando allinei l'energia intorno a te, come quando vai al mare, vai all'oceano. Vai nella foresta, c'è un allineamento di energia ed è per questo che troviamo la pace. Pace, tempo più energetico, anche con più energia. Ci sentiamo che va bene, ma in realtà ovunque abbiamo energia giusta, ci sentiamo pieni di benessere. E questa è energia inesauribile ed è quello che è stato scoperto dai massimi sistemi del mondo. Quindi in cinese abbiamo il Qi, in India il Prana. Voglio dire, in molti luoghi hanno un nome diverso per quella stessa cosa. In Occidente questa cosa la chiamate bioenergia, lo chiamiamo potere bioelettromagnetico, l'elettricità è dentro di noi, siamo tutti elettricisti e noi abbiamo bisogno di quell'energia e del controllo su di essa per gestire la nostra vita. Noi abbiamo scoperto ed esercitato questo almeno per 1000 anni. Dopo averlo scritto e scolpito sul muro 2000 anni prima, puoi riporre energia nella zona addominale. L'essere umano è una batteria biologica molto importante che può essere caricata o scaricata, immagazzinare e ottenere energia, oppure disperderla continuamente.